Johannesburg del volo FIE 2304. La durata del viaggio sarà di circa un'ora. Il capitano Michele Bonfanti e tutto l'equipaggio vi augurano un piacevole viaggio in nostra compagnia. Dopo aver prestato attenzione alla dimostrazione delle procedure di sicurezza di questo aeromobile, preparatevi al decollo. Vi invitiamo a controllare che la vostra cintura di sicurezza sia correttamente agganciata e vi preghiamo inoltre di attivare la modalità aereo dei vostri cellulari se disponibile. In caso contrario, vi invitiamo a mantenerli spenti per tutta la durata del volo. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un piacevole volo. L'Egitto, mentre per gli appassionati dello snorkeling, gli amanti della storia e per chi vuole avventurarsi fra le dune del deserto sul dorso di un cammello. Buona visione! Thank you.
sarà proprio uno splendido benvenuto. Potrete trovare una vasta gamma di bevande calde e fredde, snack e frutta fresca. Nel frattempo, nei vostri finestrini, potete ammirare lo skyline della città di Tel Aviv, una metropoli giovane e moderna con una popolazione eterogenea. Tel Aviv risale solo al 1909. Night Bar, una prospera comunità artistica, occasioni sociali e spiagge attirano artisti, musicisti e giovani professionisti sulla più lontana scena di Tel Aviv. La sua architettura Bauhaus, dichiarata UNESCO Patrimonio dell'Umanità, ha conferito alla città il soprannome di Città Bianca. A piedi, in auto o sui taxi, vale la pena fare un giro tra i padiglioni delle mostre culturali del Museo Arez, lo storico Independence Soul Museum, l'animato mercato di Carmel e la passerella della vecchia Jaffa. Israele non è solo la moderna Tel Aviv, ma anche la storica Gerusalemme e numerose attrazioni naturalistiche. La nostra compagnia mette a disposizione le musiche tipiche per catapultarvi direttamente in questa cultura. Mettete le cuffie e godetevi lo spettacolo. Thank you.
A breve passeremo a raccogliere le ordinazioni per il pranzo. Visto che stiamo sorvolando una muraglia cinese, pensiamo di fare cose della vita offrendo un menù tradizionale cinese che prevede una vasta scelta di piatti. Hong Shao Lu, a base di carne di manzo, Sha Tsu Kai, con carne di maiale, Xiao Long Xia, preparato con piccoli gamberi rossi, sticky tofu e gli immancabili Xiao Long Bao, ovvero i ravioli cinesi con cottura al vapore. Per chi volesse immergersi al meglio in questa cultura gastronomica, può richiedere tradizionali bacchette quasi al posto delle posate. Thank you.
viaggio non sarà completata. Godetevi la visita al Monte Rushmore, Mount Rushmore National Memorial. Questo è uno dei più importanti monumenti nazionali degli Stati Uniti. Conosciuto anche come Shrine of Democracy, è uno dei simboli più famosi e conosciuti d'America. Questa imponente scultura marmorea si trova vicino alla città di Rapid City, nello stato del Sud Dakota. Il monumento rappresenta quattro dei più importanti presidenti della storia americana. Le sculture marmoree scolpite nella faccia granitica del Monte Rushmore sono state realizzate dall'artista e scultore Woodson Borglum e furono create per ripercorrere i 150 anni di storia del paese. I quattro volti dei presidenti raffigurati sul Monte Rushmore sono alti 18 metri e rappresentano George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Ricordate di prendere i vostri bagagli dalle cartelliere. La compagnia vi augura un piacevole soggiorno. Thank you.
consentita di allacciare le cinture di sicurezza. Sotto di noi si estende la cordigliera delle Ande, regina indiscussa del continente sudamericano e culla di straordinarie culture. I primi insediamenti umani risalgono infatti oltre 15.000 anni fa. A partire dal secondo millennio a.C. nacquero e si svilupparono alcune delle più evolute civiltà dell'epoca, di cui ricordiamo in particolar modo l'impero Inca. Oggi custodisce alcune delle maggiori attrattive di viaggio in Sud America. Un esempio, Machu Picchu, che dal 2003 fa parte dei patrimoni culturali stilati dall'UNESCO. Per la vostra sicurezza, restate seduti fino a quando il segnale rimarrà acceso. Thank you.
Fra un attimo il nostro personale passerà con i biglietti alla lotteria. Tentate la fortuna. Ci sono numerosi premi in palio e potete ambire a vincere un favoloso safari in Africa. Una vacanza safari in Kenya è l'occasione perfetta per vivere di persona la meravigliosa natura di famose riserve africane come il parco Masai Mara o i grandi parchi nazionali di Tsavo e Nairobi, habitat per animali esotici come rinoceronti, elefanti, zebre, leopardi, ippopotami e naturalmente il re della foresta, i maestosi leoni. In queste terre potrete anche incontrare discendenti degli antichi guerrieri Masai. Punto di riferimento del mio viaggio in Kenya è la città di Nairobi, caotica e affascinante nella sua complessità. Tutto l'opposto sono invece le cittadine costiere di Malindi e Mombasa, località note per le loro spiagge e le strutture turistiche di grande prestigio. Tutta diversa è l'atmosfera che si respira nel villaggio di pescatori di Lamu, centro più isolato che mantiene ancora il fascino dell'Africa del passato, con tutte le sue contraddizioni e le sue meraviglie. Che aspettate? Comprate i biglietti e tentate la fortuna! Thank you.
Le immense distese di sabbia stanno terminando per lasciare spazio al blu del mare Mediterraneo e alle coste meridionali del continente europeo. Le città europee non hanno nulla da invidiare alle più blasonate capitali mondiali, moderne, icone di stile, ricche di storia e dalla bellezza unica, con parchi grandiosi da cui perdersi e palazzi reali, quartieri trendy e musei all'avanguardia, grattacieli di scultura, caffè e ristoranti in cui inciampare almeno una volta nella vita, boutique alla moda e showroom di designer emergenti. Mentre rimanete seduti e con le cinture allacciate, date un'occhiata ai voli più economici per le vostre destinazioni e partite alla scoperta di queste meravigliose città. Intanto, il capitano Michele Bonfanti ci comunica che stiamo per atterrare all'aeroporto di Milano Malpensa. Vi ringraziamo per averci scelto come compagnia di viaggio e vi auguriamo una buona continuazione. Uscendo dall'aereo, assicuratevi di non lasciare i vostri oggetti. Qualsiasi cosa lasciata verrà distribuita equamente agli assistenti di volo. Per favore.